10 anni dopo di nuovo la Torino-Pechino, nel 2008 dimostrammo che si poteva raggiungere Pechino e l'Oceano Pacifico utilizzando un combustibile ecologico come il GPL, 10 anni dopo scommettiamo sul metano, per esattezza il metano miscelato al gasolio, che serve ad abbattere le emissioni derivate dal gasolio, quindi rendono il viaggio più eco, più rispettoso dell'ambiente, ma allo stesso tempo più eco nel senso economico, perché bene o male allungando il gasolio con il metano si ottiene un risparmio sui lunghi percorsi anche del 30-35%. Il messaggio che vorremmo lanciare a tutti quelli che ci seguiranno sia sul nostro sito www.torinopechino.it e.com eppure sulle pagine dei social più noti Torino Pechino 2018 è quello di dimostrare per l'appunto che si può fare viaggi come questo, che si può fare viaggi come questo cercando di rispettare l'ambiente e che le nuove tecnologie come il diesel metano devono essere sostenute, perché se tutti tra virgolette trasformassimo il proprio veicolo in diesel metano oppure solo metano oppure GPL, già sarebbe un bel passo sia per il rispetto dell'ambiente che la diminuzione dei consumi. Per quanto riguarda le differenze con i paesi che abbiamo attraversato 10 anni fa ed oggi, ci sono delle cose che non cambiano. Per esempio, in quasi tutti i paesi i presidenti sono gli stessi di 10 anni fa e questo qualcosa vorrà dire. Allo stesso tempo, come 10 anni fa cercavamo di portare un messaggio di pace legato alle Olimpiadi, quest'anno cerchiamo di fare la stessa cosa per promuovere, meno male, il dialogo tra mondi, perché noi attraversiamo 4 mondi, quello europeo, quello russo, quello cinese e anche parte di quello arabo. Navigazione incredibile, perché raggiungere e portare l'acqua, come Guido la settimana scorsa era a Lisbona per prendere l'acqua dell'Atlantico e porterà l'acqua dell'Atlantico nel Pacifico, dunque da oceano a oceano, veramente un'esperienza bellissima. Il viaggio come nel 2008 è molto lasciato all'improvvisazione. Abbiamo delle tappe di massima ma senza prenotazioni e quindi al momento in cui arriveremo nei vari paesi, nelle varie città, ci adopereremo per trovare un posto per dormire. Un aneddoto dello scorso viaggio legato a un pernottamento è stato nel paesino di Xinxinxian, in cui noi arrivammo tardissimo, pensando che fosse una città grande come tutte le città cinesi che avevamo incontrato fino a quel momento, mentre invece era un gruppo di camionisti che si erano fermati in pratica intorno a una stazione di benzina. E la scena di quella sera me la ricordo non per la bontà, diciamo. Bene, siamo pronti per partire. Chiedo al sindaco di metterci in moto il storico viaggio del 2008. Buona strada. Grazie.